Per me è davvero un onore e un piacere essere qua e ringrazio dell'affetto e dell'accoglienza che la città di Saluzzo mi ha voluto riservare. Avete detto tutto. Sono arrivato qui nell'85 e nonostante avessi fatto una ricognizione, venendo qua mi sono pure perso, perché c'era una nebbia incredibile. Avevo messo i mutandoni di lana, ma faceva freddo uguale perché passava la nebbia fredda. E poi, però io sono un uomo di montagna, vengo da Potenza che è comunque 820 metri, era un freddo diverso allora. E qui, come è stato detto, ho approcciato al mondo alpino, perché poi il periodo formativo è diverso, si fanno tante cose, c'è l'accademia, la sua applicazione. Allora era molto dedicato allo studio e poi c'erano queste famose attività di campagna tattica durante alcuni periodi dell'anno, la massa dei quali era svolta d'estate. Però poi il reparto operativo è stato qua, questo, diciamo, connubio che è stato già citato e detto da chi mi ha preceduto qui davanti al microfono, della caserma Mario Musso, con Saluzzo e degli alpini, l'artiglieria da montagna con Saluzzo. Chiaramente il periodo formativo iniziale, qualche mio superiore dice la carriera si fa da tenente, cioè è da tenente che uno impara, da capitano, e quello che impara poi se lo mette nello zaino e se lo porta dietro per tutta la vita, se sa interiorizzare le esperienze. E qui vedo dei maestri, intanto ringrazio il generale Verda e il dottor Damiano per questa loro iniziativa. Poi vedo il mitico colonnello Greco, capitano, capitano. Allora, il mio aiutante maggiore, con cui qualche volta ho pure litigato, perché ogni tanto il sabato prendeva qualcuno della batteria perché doveva fare qualcosa, poi magari non me lo diceva perché mi riteneva un pirellino e io mi incazzavo di brutto. Però dovevo sottostare perché lui era il primo capitano, era un giovane tenente, ma insomma mi ha insegnato tanto. Poi non so se qua c'è il capitano Lamberto, ma lo vedo, è là, eccolo là, il mio maestro, il mio capitano che mi ha accolto in batteria. La prima cosa che mi ha detto, perché io ho sempre avuto un po' anche una vocazione allo studio, pur essendo una persona molto pragmatica, sempre approcciato con umiltà, dico: è meglio che imparo di più perché magari non si sa mai. Lui mi disse: tu tutte queste cose che vedi qua nella fureria te le devi scordare, devi andare in magazzino e imparare i materiali della batteria, perché la batteria muove e opera in autonomia in montagna. E mi feci 2 o 3 settimane in magazzino, leggevo vedevo le cose più strane, poi lui veniva a controllare se le avevo messe nel giusto ordine e così via, finché non ho imparato a memoria tutto quello che c'era in questo magazzino. Poi anche quello mi è servito nella vita, perché la cura dei materiali è una delle cose più importanti se si deve fare qualsiasi tipo di azione, perché senza materiali e mezzi ovviamente l'uomo è la risorsa più importante, l'essere umano. Però se poi non si hanno i materiali e mezzi per muovere e vivere, soprattutto in un ambiente oggettivamente difficile e pericoloso come la montagna, chiaramente non si va da nessuna parte. E queste delle avventure. Poi devo dire al dottor Lauro, a Corrado, che è stato davvero bravo nel riportare in maniera sintetica una tragedia mondiale che ha colpito l'Italia. E di lui voglio ricordare un episodio, perché è stato ufficiale medico al gruppo Aosta. Un giorno eravamo in esercitazione assieme lungo il Greto dell'Ostura con gli obici e i trainati dalla motrice che si chiamava Trattore Medio 69, una bestia mostruosa, senza il telo, quindi c'erano le centine a vista. I nostri alpini